I cambiamenti climatici sono un problema, vanno affrontati e per affrontarli occorre abbattere drasticamente e immediatamente le emissioni di gas ad effetto serra. Ma chi sono i soggetti che ancora emettono grandi quantità di gas ad effetto serra e soprattutto chi li finanzia? I cambiamenti climatici, lo sappiamo, sono alimentati dai gas ad effetto serra e questi gas ad effetto serra in gran parte vengono dispersi nell'atmosfera da una serie di compagnie, ad esempio le compagnie energetiche che producono energia bruciando appunto carbone, petrolio e gas. Ma queste compagnie dove trovano i soldi che servono loro per andare avanti, per fare investimenti, per ingrandire i loro business nel caso in cui vogliano farlo? Ebbene, a pagare in gran parte sono le banche che prestano soldi alle imprese oppure le sovvenzioni che vengono garantite dai governi. Ebbene sì, i governi e i privati danno soldi a queste compagnie che possono così continuare nel loro business as usual. Perché? Perché questi soldi li danno senza chiedere alle compagnie stesse di modificare le loro attività economiche. Quindi il denaro non viene concesso a patto che si passi dal petrolio alle energie rinnovabili, dal carbone alle energie rinnovabili. No, viene concesso anche a compagnie che decidono di mantenere lo stesso business as usual che hanno utilizzato finora. Così, ad esempio, i governi, è stato dimostrato da un rapporto di Bloomberg, hanno concesso ben 3.300 miliardi di dollari dal 2015 ad oggi alle compagnie impegnate nello sfruttamento a vario titolo del carbone, del petrolio e del gas. Cifre che sono gigantesche, che fanno impallidire anche i Green Deal o i fondi che sono stati messi a disposizione per la transizione ecologica e per il recupero post-Covid da parte, ad esempio, dell'Unione Europea. Ma non è tutto. A dare denaro, abbiamo detto, sono anche le banche. Perché? Perché le banche con i soldi non sono inerti. Quando noi depositiamo dei soldi in banca, i nostri soldi vengono utilizzati dagli istituti di credito presso i quali apriamo i nostri conti correnti per fare delle operazioni, ad esempio per investire. E molto spesso le banche investono a vario titolo nelle compagnie del settore fossile. Ciò può essere fatto attraverso prestiti, linee di credito, può essere stato fatto attraverso sottoscrizioni, le banche possono anche diventare azioniste attraverso l'acquisto appunto di titoli azionari di queste compagnie. E così, sempre a partire dall'anno dell'accordo di Parigi, quando cioè tutta la comunità internazionale aveva già definito l'obiettivo che è di limitare la crescita della temperatura media globale ad un massimo di 2 gradi centigradi entro la fine del secolo rispetto ai livelli preindustriali e rimanendo il più possibile vicini agli 1,5 gradi, ebbene, da quel momento in poi, quando tutti sappiamo che cosa dobbiamo fare per salvare il clima, le banche hanno continuato a dare enormi quantità di denaro alle compagnie fossili, in particolare 3.800 miliardi di dollari che sono stati concessi a tutte le compagnie da 60 grandi banche internazionali, quindi da un gruppo anche ristretto in qualche modo di banche internazionali che hanno concesso questa cifra gigantesca. I dati sono raccolti in un rapporto che si chiama Banking on Climate Chaos, che è stato pubblicato da una serie di organizzazioni non governative, la Rainforest Action Network, BankTrack, Sierra Club, Indigenous Environmental Network, Oil Change International e Reclaim Finance. E questo documento sottolinea appunto che la straordinaria cifra si riferisce al periodo 2016-2020, cioè quando l'approvazione dell'accordo di Parigi ci aveva appunto già indicato la via. È per questo che occorre stare molto attenti quando si sceglie a chi concedere i soldi che noi depositiamo in banca, perché le banche con i nostri soldi ci fanno affari. Basti pensare che un altro rapporto dell'ONG Reclaim Finance ha spiegato recentemente che esistono 599 siti di estrazione di petrolio e gas nel circolo polare artico ancora oggi. Di questi, 220 sono già in produzione e le industrie stanno investendo in ulteriori 39 siti, con tutto ciò che comporta non soltanto dal punto di vista climatico, perché se si estrae ulteriore petrolio, ulteriore gas è per bruciarlo e per utilizzarlo, senz'altro, ma anche perché un qualsiasi incidente in una regione così ostile dal punto di vista climatico nel polo nord rischierebbe di provocare dei danni immensi. Se un incidente, una fuga di petrolio
avvenisse ad esempio in un periodo invernale, sarebbe estremamente difficile circoscriverle e portare soccorsi. Ebbene, le banche, i fondi di investimento e le compagnie di assicurazioni rivestono dunque un ruolo cruciale per il futuro del clima, per il futuro della terra, anche perché, per quanto riguarda ad esempio l'Artico, hanno continuato a finanziare perfino nuovi giacimenti e le trivellazioni alla ricerca di nuovi giacimenti. Quindi si perpetua il business as usual, si continua a cercare di trarre denaro fino all'ultimo da attività che sono estremamente nocive per l'ambiente. Tutto questo deve essere fermato, perché se non lo si farà, se non si fermano i flussi di denaro, sarà sostanzialmente impossibile vincere la battaglia climatica.